è successo o non è successo quella cosa allora? Oh mio Dio! Quanti topi! Torniamo su questo gioco dopo che Sinergo ci ha fatto una bella run, se proprio vi divertito. Manca. È il 1349. 1349. 9, no, il voto, 9, 1309. Ma come finiva il primo? Ce lo puoi dire? Voi tappatevi le orecchie se ve lo volete rigiocare. Che cazzo se lo ricordo? Benissimo. È esattamente quello che mi aspettavo. Vabbè, il comparto grafico rispetto a prima hanno migliorato. Però c'ha, guarda, c'è qualcosa che... C'è qualcosa, si sgranano le immagini, guarda. Una specie di motion blur. Fa schifo al cazzo, lo odio. Vabbè, perché stai su Serie S. Premiere e ti percorrere. Dovessi scordartelo. Come corre male. Come corre male questa bambina. Questa ragazzetta. Ma in realtà è grande lei, eh. Cioè nel Medioevo è già putrefatta questa. Vabbè, qua ti sta facendo provare ovviamente tutta la... Il discorso hiding. Un tutorial. Piccolo tutorial. 7, 8, 9, 10. Vabbè, è contato veloce però, figli di puttana. Vattene. Ma devi fare tana, no? Ci si rompe solo i coglioni. Ma no, devi andare a fare tana, no? Dove? È nella tana libera tutto. E qual è la tana? E che ne so, quella dove stava lui e ha iniziato a contare di solito, giocando a nascondine, quelle sono le regole. No, mi devo solo nascondere, vedrai che è solo questo il punto. Stupido come la merda. No, guarda, se ti fa iniziare io butto il gioco e me ne vado. L'hai visto il prompt, tu sì? Io pure l'ho visto. È sbagliato, ti sei avvicinato di lato. My black evil heart can still enjoy the thrill of the hunt. Go! Go, you fools! This time! No! I tutorial punitivi! Non vedevo un tutorial così punitivo. Guarda, adesso ne va per i cazzi suoi, non si girerà mai. Devo tenere premuto. Che brutta animazione. Io vengo dalle animazioni belle leggere di Scorn, capito? Pensavo avessero migliorato il feedback, invece niente di legno. Hanno migliorato tutto il resto però. E cosa? Guarda come si muove male quel bambino. Cosa hanno migliorato? Graficamente non lo so se c'è tutto sto... Dai trailer che sono usciti sembrava fosse molto migliorato graficamente. Beh no, cioè, mi piace. È proprio la boemia del 1003. Scusate ragazzi, ha chiamato l'amministratore del mio condominio, voleva sapere per quanti anni mi hanno ciullato un pezzo importante. Dei pini. Madonna, la legna! L'avevo rimosso. Guarda come sentite quelle pigne. Allora, prova il fondamento, ti prego. Prova, perché sennò pensano che sono io il figlio di puttana. Ah, ma è automatico. Quanto è fastidioso. No, puoi puntare solo, cioè puoi mena solo... Devi se ne è premuto ancora. Ma perché hanno fatto sto tutorial lunghissimo? Perché il primo pensiero degli sviluppatori di Plague Tale è che tu non ti diverta mai. Si sono proprio sincerati che tu non possa mai godere del gioco. Hai visto quanto cazzo è brutto, legnoso il sistema di puntamento? Cioè, non è un puntamento. Non hanno migliorato niente, porca troia. Niente. E basta! Mi dà la sensazione che mi ha dato, ma solo dopo 30 ore, della Last of Us 2. Questo me la dà immediatamente. Io non so... Beh, almeno si corre. Il bambino corre più di te, comunque. Vabbè. C'è una falcata quel bambino. The gate is closed, Captain. What do we do? Let me see. Ha! Huh? It's locked up tight. They saw us coming. Here, sneak up. Sneak in. Yes, it's a good plan. Ooh, I feel evil around us. Sento che il male ci circonda. Ma perché dobbiamo andare in questo castello? Per far giocare il bambino, yes. Che sennò non si stanca e rompe i coglioni. Gli uomini dello stregone mi sembrano vicini. Vabbè, era chiaro. Are you hurt? No, but I want to go back now. I agree.
That's enough for today. Avete fatto di... i cretini, vi siete infilati nelle case abbandonate, ma guarda che non è abbandonata. Maybe they hurt. Let's just be careful for now. Ok, sì, vuol dire che qualcuno è stato qua. Dovreste sentirlo anche da fuori, l'odore di caminetti. It's all burned. È tutto bruciato. These baskets and their beehives. But why are they burned? I don't know. Let's be discreet and get out. Sta bruciando tutto. Vabbè, e loro non si sono accorti di niente. Nulla, hanno sentito l'odore di caminetto una volta mentre giocavano. Là, mentre giocavano. Lies. I swear. I don't know what's happening here, but we have nothing to do with it. Lies! You bloody things! I'll cut you to pieces! Run! Ok. Fortunatamente già ci vogliono uccidere. No, no, no! Come! You're trapped! You're going here! He's still behind us! Diventato un po' Outlast. Madonna, secco, eh? A secco. Non mi ricordavo questa punizione. Devi abbassarti e stare fermo. Per rompermi il cazzo, ok. Esatto. Odio non poter fare nulla per salvarlo. Voglio salvarlo. Però prende bene. This Matthias. That's how we make sure they don't come back. Meno male che non tutti i giocatori sono come noi, eh. Senti, a me piacciono gli stealth, ma sto gioco è troppo inquadrato. Mi fa proprio cagare forte. Che palle, però. Ma è colpa mia? Ti sei fatto vedere. Ma ero accovacciato nella Madonna, perché mi ha visto? Oddio, mi sto uccidendo questo. Che due coglioni! Oh. Che palle! Questa parte ti insegna la pazienza, ti dice, guarda, sei un coglione se ti vuoi divertire. Ma il tutorial per attaccare il nemico alle spalle che ho fatto prima, che cazzo serve? Ma in questa fase sei ancora nella zona tutorial. Oddio, mi sto ammazzando per me. Usa la fionda, che cazzo, una fiondata in goccia. Sta arrivando un altro. Non ce la farai, Ed. Vaffanculo. Bravo. Buttati nelle ginestre. L'ha visto, l'ha visto. Figurati, lui sa esattamente dove sono. Non è una questione di... Beh, almeno un po' di... Perché sei fermo? Ma c'hai quelli di... Ma ti ammazzano. Ti avranno... Questo è un inizio in film porno. No, si sono smaterializzati quelli dietro. Non ce la faccio. No, questo non ce la posso fare. Poi ci sono dei controsensi. A me, quando si tratta di fare controsensi, mamma mia. In che senso i controsensi? Gli sei... Cioè, una persona... Lui, lei si è alzata, ha tirato la pietra di fronte a lui. Lui prima è... non poteva succedere. Mo va bene, perché fa parte del... Ma va, fangulo, va. No, vabbè, a me mi ha fatto troppo cagare, Plague Tale. E questo, io mi aspettavo di sentire qualcosa di diverso, una sensazione di maggior giocabilità. No. Inquadrato come la merda quello, inquadrato come la merda questo. Sei stato il più grande errore di papà. Who are you? We got lost, we're leaving. Just let the boy go. You hear that, Remy? Are you with the thieves? No, we just arrived.
Listen, it's our fault if he was late. You have no right to be here! Remy, you handle it. And don't disappoint me. But the boy, he's the right age to learn. You shouldn't have come. You don't want to do this, believe me. You talk too much. È una ragazza possente questa. Non mi hanno fatto difendere dal secondo colpo. Oh madonna, addirittura li ammazza. No, ha picchiato il fratello, si incazza e arriva nel zoccolo. Succedendo qualcosa. Non ho capito, è arrabbiato? Sta facendo lo sguardo sexy o è arrabbiato? Che brutta animazione. È svenuto il bambino. Vabbè, ha preso una pappina in faccia prima. Guarda che bella questa immagine. Sembra di un altro gioco. La fenice. È un altro gioco. Che cazzo c'entra una fenice? Ma questo è il sogno di Ugo. Ugo sta sognando di essere un grosso uccello rosso. Intanto che l'uccello glielo mena la sorella, però. Mi sa che quello succede lì dall'altra parte. Posso dire che sei sempre un poeta. Sì. Intanto che l'uccello glielo menano alla sorella. Sono due, sai cosa fare. Cioè, ma il bambino è troppo piccolo, deve imparare. Cioè. Ma quindi Ugo non muore. E la finisce. Io ti giuro che non mi ricordo niente di sto gioco. A parte che sto bambino c'ha un legame con le zoccole, ma la zoccola è quella di sua madre, quella maggiore. Perché con questa cazzo mi sta. Ecco, vedi, sta arrivando il grande morbo. No, ti prego. Le sequenze oniriche in cui si inseguono gli uccelli. Voi avete visto la mia recensione su Game of Thrones, sapete che Bran Stark che segue gli uccelli è proprio una delle cose che io ricordo con maggior sofferenza nella vita. E ho subito dei lutti. No, m'ammazza. Che due maroni, Madonna Santa. Che due maroni. O non è ancora successa una cosa di impatto, nulla. Pensi che posso andare a destra e a sinistra? No, posso andare solo avanti. Fammi vedere una cutscene di 10 secondi montata. Io avrei chiuso già da un po'. Te lo dico proprio. No, lo so. Sinceramente, ma non perché, ragazzi, ci conoscete abbastanza, le no? Palle. No, io ho una maggior tolleranza ai giochi lenti, ma questo non è solo lento, mi innervosisce. Perché non mi piace il feedback dei comandi, non mi piace la storia, non mi piacciono i protagonisti, non me ne frega un cazzo di questo bambino e ci sono queste soluzioni che sono quanto di più annacquato tu puoi fare in un videogioco. Cioè questi ultimi 4 minuti sono nulla. Le sequenze col corvo di Game of Thrones, stessa cosa. Cioè c'era una situazione abbastanza concitata, la sorella e Ugo si trovano in pericolo, niente, hanno dovuto spezzare pure quel momento e hanno detto no ragazzi, a me che poi il giocatore prova un'emozione. Gli ha insegnato che basta toccare l'acqua. Ma non è un'acqua qualsiasi, è l'acqua dell'uccello. Posso tornare indietro con qualcuno? Che cazzo significa? Vuole... tornare indietro con la sorella? Si vuole portarci anche la sorella. Ma io non mi ricordo, la sorella era malata pure lei, no? Segui l'uccello. Dove è iniziato il sogno? Quando è iniziato il sogno? Ci sono mai stati in quella fattoria? Mannaggia San Crispino, io non ho capito.
stavamo giocando al fiume, all'improvviso ti sei sentito esausto. Quindi non è mai avvenuto il tentato stupro, l'incendio. E come Bald? Forse era tutto un sogno, anche le dinamiche di gameplay. Oh. Ecco, farei un gioco dove tu quando sogni pigli mazzate da tutti quanti e ti pigliano per culo per uno di quei giochi che le prime 5 ore di gioco tu pigli mazzate non sai perché, poi ti svegli e dici è stato tutto un sogno, adesso inizia il gioco vero e pigli mazzate comunque. Che bel gioco. È bellissimo. Io non ve l'ho sviluppato. Ecco qua, muore. Che palle! Attioni. Allora, we're looking for a boy and a girl. Questa scena è di poco meno pallosa del carretto iniziale di Skyrim e di parecchio meno pallosa del carretto iniziale di Red Dead Redemption 2. Oh, that's horrible. I hope you find the culprits. Oh, I do too. The boys are my nephews. Brother, we need to leave now. Yes. Sorry, we still have quite the road ahead of us. Hello. We won't take long. Goodbye. It's them! Come here! No, ma non ho capito. Amicia! You, get the cart! Don't let her get away! Si è nascosta benissimo. Amicia, cioè appena tocca l'erba lei. Sai che dovremmo fare? Smetterla? Sì, a parte quello, dovremmo simulare un giorno di questi, andiamo in mezzo a un campo di grano. Mm-hmm. E facciamo così, io mi nascondo, tu mi cerchi. Cioè, per vedere da quanti centinaia di metri riesco ancora a vederti benissimo. Esatto. Hai ucciso mio figlio, bruciali un po'. Come hai ucciso mio figlio? Ma che... Ma è successo o non è successo quella cosa, allora? Quanto è fiacco sto gameplay, mamma mia. Cos'è, una preta? Ma che brecco hai? Non puoi provare? No, no. Sono belle le fasi action. Ma raga, ma quando è successo che hanno messo fuoco a tutto coso? Io non lo so. Salva Beatrice. Ma la mamma che è più figa di lei. Quello è sempre stato così. È vero. Finito. Bellissimo. Noi ci vediamo al prossimo gameplay che si porterà solo Sinergo, perché io non lo voglio vedere mai più nella vita sto gioco. E grazie per essere rimasti con noi. Ragazzi, e per il sonno che... Che smaronamento allucinante, che palle. Ma tu il primo capitolo non lo puoi far così, non è giusto.